Ciao, sono un ingegnere e questo è il mio modo di lavorare in legno. Oggi costruiamo una scatola per i filamenti della stampante 3D. Ciao a tutti, ultimamente mi sto dedicando alla stampa 3D. Uno dei problemi che ho incontrato è il filamento. I filamenti sono molto igroscopici, cioè hanno la capacità di assorbire l'umidità dell'ambiente. Il che significa che se lasciamo il filamento all'aperto nei nostri garage, che in genere sono posti abbastanza umidi, il filamento assorbe umidità e questo produce stampe di minore qualità. La soluzione è tenerli in sacchetti insieme a dei sali che assorbono l'umidità più velocemente di quanto non venga assorbita dai filamenti. Un'altra soluzione che ho trovato sul web e che quindi sto riproducendo oggi è di utilizzare una scatola come questa è una normale scatola IKEA Samla, ed inserire i nostri filamenti all'interno della scatola insieme ai sali. L'idea è di aprire questa scatola il minor numero di volte possibile, quindi farò dei fori da questa parte dal quale far uscire i filamenti e inserirò questo tubo all'interno delle varie bobine in modo da far scorrere la bobina senza dover appunto aprire la scatola. Mettiamoci all'opera. Questo progetto è estremamente semplice, non faccio altro che piantare un tubo dentro una scatola, ve lo dico subito. Ma spesso la semplicità è l'arma più potente che abbiamo per far andare avanti le cose. In rete infatti trovate video in cui vengono costruite scatole di compensato molto spesso con coibentazioni e cose del genere. Ma se quello che ci serve è una scatola, usiamo una scatola. Keep it simple, stupid! Ingegneria infatti non significa soltanto trovare una soluzione per un problema, ma soprattutto trovare una soluzione che sia di semplice implementazione, che garantisca funzionalità senza troppi fronzoli. Da questo punto di vista mi trovo molto in linea con l'architettura funzionale e la scuola Bauhaus. L'aspetto di un oggetto deve rispecchiare lo scopo per il quale è stato creato. Utile è meglio di bello. Ma anche con l'approccio Lean, fatto è meglio che perfetto. Ebbene sì, sono un ingegnere al quale piacciono gli architetti. Cioè, quelli bravi. Fare una scatola perfetta, in compensato, coibentata, eccetera, ha sicuramente i suoi pro, ma ci costerebbe in materiali e tempo. Con questa scatola invece risolvo velocemente il problema e mi rimane più tempo da dedicare ad altre cose, per esempio a stampare qualcosa di utile con la stampante 3D. Se poi servirà a ottimizzare, migliorare, ingrandire, quando se servirà la migliorerò, oppure cambierò soluzione. Anche se la vedo dura, questa scatola costa solo 3 euro, è impilabile, è modulare, quindi se avrò altre bobine me ne potrò costruire un'altra in 5 minuti, eccetera. Questo è un approccio che uso spesso per realizzare i miei oggetti o i macchinari che uso in laboratorio. Oggi l'ho applicato una scatola, ieri l'ho usato per costruire la fresa, domani la userò per finire la mia macchina a controllo numerico. Ok, a questo punto posso inserire le bobine. E per demodificare, avete presente quelle bustine di sali igroscopici che troviamo sempre nelle scatole dei prodotti elettronici? Bene, non le buttate, sono ottime per asciugare il telefono quando vi buttano in piscina con il telefono in tasca o per tenere i filamenti asciutti e puliti, come una farfalla. C'è chi dice che attraverso questo piccolo buco possa passare l'umidità e quindi i filamenti possano deteriorarsi. Alcuni utilizzano anche delle guarnizioni o qualcosa del genere. Ma io direi keep it simple, stupid. Ok, la scatola è finita ed è già in funzione. La stampante sta stampando, si tira il filo dalla bobina, la bobina gira attorno all'asse che abbiamo inserito. Il meccanismo è estremamente semplice e funzionale. Meglio di così non poteva andare. Per oggi è quasi tutto, l'ultima cosa che mi è rimasta da dire è cosa ci faccio con la stampante 3D? Una cosa che ci faccio è questa: in occasione dell'anniversario della NASA sto stampando il razzo della concorrenza, cioè il Falcon 9 della SpaceX, così farà bellissima coppia con il mio shuttle. Altra cosa che ci stampo sono dei jig,
Queste sono jig per spinatura e delle squadrette e delle speed square. Queste le vedremo in dettaglio nel prossimo video, quindi non cambiate canale. Ok, per oggi è veramente tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e lasciate un commento, e in più iscrivetevi, clicca qui, hai cliccato? Non hai cliccato? Clicca.